Quando in questo momento. Allora, queste parole con cui cominciamo il nostro incontro hanno 141 anni esatti, forse 142. Sono di Walt Whitman, pensate un po'. Io credo nella carne e negli appetiti. La vista, il tatto, l'udito sono miracoli. Ogni mia parte e frammento è un miracolo. Io credo che una foglia d'erba non sia meno importante di tutto il percorso quotidiano degli astri. È ugualmente perfetta la formica, il granello di sabbia, l'uovo dello scricciolo. La minima giuntura della mano può beffarsi di qualunque meccanismo, e la mucca che rumina a testa bassa supera ogni statua. E un topolino è un miracolo, bastante a far vacillare trilioni di miscredenti. Il canto della terra che gira, di parole che l'accompagnano. Le parole sostanziali sono nel suolo, nel mare, nell'aria, sono in te. Aria, suolo, acqua, terra. Quelle sono le parole. Miglioramento è una delle parole della terra. La terra non rallenta, né si affretta. Possiede tutti gli attributi, la terra. Sviluppi, effetti, latenti in lei dall'inizio. Non è bella solo a metà. Difetti ed escrescenze si mostrano contro ciò che è perfetto. La terra non si nega, è generosa abbastanza, la terra non discute, non è patetica, non viene a patti, non grida, non sollecita, non persuade, non minaccia o promette, non chiude nulla, non rifiuta nulla, non esclude nessuno. La terra non si esibisce né rifiuta di esibirsi, ha ricchezze nascoste. Sotto i rumori manifesti, l'augusto coro degli eroi, i gemiti degli schiavi, le esortazioni degli amanti, le maledizioni, i rantoli dei moribondi. Le risate dei giovani, gli accenti dei mercanti. Affermo che non esiste grandezza o potere che non imiti quelli della terra. Politica, canto, religione, comportamento non hanno alcun valore se non si confrontano con la vastità della terra, la precisione, imparzialità, rettitudine e vitalità della terra. Rotolando con moto uniforme, nulla temendo, sole, tempeste, cielo, calura, perennemente resistendo, superando, sorreggendo, ereditando ciò che l'anima comprende e determina, il divino vascello naviga il mare divino. Walt Whitman, 1881, canto Song of the Rolling Earth. Grazie. La voce, la magnifica voce era Giuseppe Cilero, che sarà qui relatore per dialogare con Marina Moro. Buonasera a tutti, rispettiamo la distanza di sicurezza per cui siamo senza mascherine. C'è in Fondazione Basso, questo secondo appuntamento di Alle spalle del futuro, che ho ideato e curo insieme a Giacomo Maramà, che ringrazio molto, come ringrazio la Fondazione Basso per l'organizzazione. A causa dell'emergenza siamo purtroppo senza pubblico in sala questa volta. Oggi il tema è ecologia, un tema, come sapete, molto dibattuto. È sempre ben declinato, io e Giacomo Maramà crediamo di no, poco specificato, poco approfondito, certe volte addirittura bistrattato, storpiato. Dal punto di vista filosofico, strettamente filosofico, è tema molto complesso, con molte radici di diramazione, ma non è quello che io farò qui, perché i relatori sono Giuseppe Cerere e Marina Forti, e il dialogo sarà tra loro. Volevo solo ricordare una banalità. Il termine pare sia stato coniato nel 1866 da uno zoologo tedesco per descrivere le economie, mettiamo tra virgolette, delle forme di vita. Vi presento succintamente i relatori. Marina Forti è una professionista dell'ecologia. Giornalista e scrittrice italiana, ha lavorato per molti, molti anni per il Manifesto, scritto per il Manifesto, per la sua rubrica Terra, storie quotidiane, conflitti ambientali, e ha ricevuto nel 99 il primo. Attualmente una freelance che collabora,
tra quotidiani e riviste, soprattutto con l'internazionale, ha pubblicato due volumi, Il cuore di Tenebra, dell'India, e Malaterra, come hanno delle nato d'Italia. Ma la parte racconta tra l'altro di storie e case vecchi relativi alla giustizia e l'ingiustizia ambientale, ai conflitti per le risorse naturali, alle diverse eredità di inquinamento che ci ha lasciato lo sviluppo industriale, che muove, scrive e racconta molto altro. Giuseppe Ciderna è figlio dello scrittore politico ambientalista Antonio Ciderna, lo scorso anno era il centenario, si celebrava il centenario della nascita del padre. È un grande attore di cinema d'autore, tra le sue iniziali interpretazioni menzionare Mediterraneo, interpretare Il soldato innamorato di Gabriele Salvatores, e prima aveva interpretato uno degli amici trentenni, sempre diretto da Salvatores, in Marrakesh Express. Uno degli ultimi film che ha girato con Gianni D'Amelio, ha ricevuto dal 2020, mi sembra, no? Ha ricevuto la candidatura a quale miglior attore non protagonista per il Davide di Donatello. All'attività cinematografica Giuseppe Ciderna affianca sempre quella teatrale, con spettacoli di lettura pubblica, a volte tratti dai suoi libri. In cammino, storia per sentirsi vivi e camminare a testa alta, e Il grande viaggio, scusate, il grande viaggio è il libro, lo spettacolo teatrale era quello che ci aveva menzionato prima. E tra gli altri libri, Ticino, Le voci del fiume, Storie d'acqua di terra, che ho letto con grande piacere, e Piano americano anche. Sono entrambi grandi viaggiatori, testimoni a mio avviso del mondo fisico, naturale, tra virgolette, e di quello delle storie, la ricerca di testimonianze e documenti, per denunciare le ingiustizie subite da diversi ecosistemi. Ecco, oggi li vedremo e ascolteremo. Intrecciare i loro differenti percorsi, perché sono differenti, di vita, di linguaggi, di esperienze, grazie a differenti competenze e impegni. Prima? Giuseppe. Perfetto. Grazie. Allora, ammetto subito che il professionista dell'ecologia è troppo, non mi reputo una professionista dell'ecologia. Cioè, chi lo sa che cosa vuol dire professionista dell'ecologia? Sono una giornalista che ha sempre guardato le crisi ambientali, diciamo, forse ecco, in questo senso la prima occasione, la prima prova è stata l'incidente di Chernobyl, il più grave incidente dell'industria nucleare civile, 1986, che poi in Italia ha comportato immediatamente la campagna per il primo referendum contro l'energia nucleare, contro l'industria nucleare, appunto, che è stato nell'87. E poi di lì in poi mi sono tornate in mente forse anche le prime letture, Laura Conti, che è stata una pioniera dell'ambientalismo in Italia. I documenti, l'esperienza e la critica di Medicina Democratica, cui tra l'altro, visto che qui si è nominato un illustre padre, anche mio padre collaborava con la Medicina Democratica, ha sempre lavorato con, forse qualcosa mi è arrivato anche per quella via, ma poi penso agli interventi di Gianni Mattioli, Massimo Scalia appunto sul nucleare, Giorgio Nebbia, che poi ha fondato il gruppo di ricerca Alfa 900, Alex Langer, la campagna Nord-Sud è stata tra le prime punti di riferimento in Italia di un dibattito su la redistribuzione, l'ingiustizia, diciamo l'ineguaglianza nella distribuzione di risorse tra nord e sud del pianeta, quindi paesi industrializzati, paesi, come si diceva allora, come si dice insomma, in via di sviluppo. Ecco, io... Quindi diverse ispirazioni che hanno a che vedere con la scienza, la critica della scienza. Per esempio ricordo che in quegli anni, appunto dopo Chernobyl, nella campagna sul referendum, eccetera,
È stata molto importante anche tra le prime critiche un'idea di sviluppo prometeico, no? Dell'uomo che domina e plasma la natura, eccetera. C'è stato tutto un dibattito su, diciamo, tra scienziate, un dibattito che ha coinvolto uomini, ma in realtà trainato da un filone del femminismo. E che era, diciamo, quello sulla coscienza del limite, non dominiamo la natura, c'è un limite. Ma ora non mi addentro su questo terreno, anche perché non, diciamo, quello che ho sempre fatto molto più banalmente da giornalista che guarda le crisi ambientali è quello di guardare le storie, di raccontare storie, di cercare esempi, di cercare di leggerli naturalmente in modo il più possibile critico. E il mio punto di riferimento è sempre stato la questione della giustizia ambientale. Cioè la crisi ecologica penso sia in gran parte una questione di giustizia, in diversi sensi. Uno, la giustizia tra generazioni, e questo è un concetto fondamentale dell'ambientalismo. Che pianeta lasciamo alle generazioni future? Facciamo un uso smodato di risorse non rinnovabili, facciamo un uso smodato degli ecosistemi, tra l'altro dagli anni 70 in poi si discute molto in ambito ambientalista, ma anche in ambito economico e comunque di teorie dello sviluppo, eccetera, della finitezza delle risorse, a partire dal petrolio e poi delle risorse. E naturalmente questo problema c'è, è uno dei problemi chiave dell'ambientalismo. Ma ancora prima delle risorse che usiamo, sta finendo, è finito, è in crisi, la capacità degli ecosistemi di smaltire l'enorme quantità di reflui, di scarti, di rifiuti che le attività umane, che la nostra vita sul pianeta produce. E quindi, ecco, la giustizia tra generazioni è un concetto ben consolidato, ma poi c'è la giustizia oggi, nel presente, tra chi ha accesso e chi no a queste preziose risorse naturali, chi gode i benefici del fatto che usiamo tante risorse e chi invece ne paga solo i prezzi. Per non farlo lungo, potrei fare l'esempio della Valle di Narmada in India, visto che entrambi abbiamo viaggiato molto in India, amiamo quel paese e sappiamo che su questa grande valle, questo grande fiume, sono state costruite decine di dighe, in particolare per farne impianti di produzione elettrica, di energia idroelettrica, e per costruire tutta questa cascata di dighe sono state spostate qualcosa come 500.000 di persone. 500.000 di persone che hanno perso le case, i villaggi che venivano sommersi, hanno perso la terra da coltivare, quindi i mezzi di sussistenza di una vita povera ma che almeno c'era, cioè una terra da coltivare, eccetera. Hanno perso anche il senso di sé, la coesione, perché sono stati spostati magari in bidonville urbane a bivacchiare e non hanno l'energia elettrica. Allora, questo il danno e la beffa, cioè il vantaggio di quella produzione di energia che sicuramente serviva allo sviluppo di quel paese, però è andato nelle aree urbane, è andato alle industrie, è andato ai benestanti, non è andato a quelli che ne hanno pagati tutti i costi. Potrei fare ancora, ma non voglio dilungarmi, cedere subito la parola, ma se ci sarà l'occasione, pensate all'Amazzonia, il polmone verde del pianeta, la grande foresta, che è un po' la parabola del mantenere la foresta vergine, dove è ancora vergine, ma comunque insomma questa grande ricchezza naturale, di cui però sentiamo costantemente parlare perché c'è il problema della deforestazione, ci sono periodiche crisi di incendi, gli incendi sono fatti in parte per deforestare, per aprire nuove zone alla coltivazione, agli allevamenti intensivi di carne che noi mangiamo e che così contribuiamo al riscaldamento del clima, eccetera. In parte sono poi sfuggono al controllo perché anche l'Amazzonia risente del cambiamento climatico, quindi la stagione secca è sempre più lunga, ci sono fenomeni di siccità in quella che era una foresta umida per definizione, eccetera. E questo perché la cito? Perché non è solo un caso di una crisi ecologica paradigmatica,
ma perché è un caso paradigmatico di come la crisi ecologica l'assalto alle risorse, quindi diciamo, e la crisi sociale si collegano. L'Amazzonia è stata considerata per tutto il Novecento, per non risalire prima, come una grande riserva di risorse naturali da sfruttare, da usare in modo razionale, da usare in modo scientifico, e quindi in particolare dagli anni 60 in poi i militari, appena subito dopo fatto il golpe, ma devo dire anche la classe dirigente civile, l'idea era quella, hanno cominciato ad aprire l'Amazzonia, la transamazzonica, arrivare con strade dove prima non si poteva arrivare, mandare masse di contadini poverissimi a cui si prometteva lì troverete la terra, colonizzate questa nuova ricchezza. Quindi il mito della frontiera non è solo nel Nord America, sono i cowboy, gli indiani, eccetera, ma anche lì c'è il mito della frontiera, del guadagnare, dello spostare sempre più in là la frontiera tra foresta e non foresta, e terra colonizzata, civilizzata, eccetera. Questo creando grandi conflitti, io la chiamo una sorta di guerra di conquista. E questa cosa non è mai finita, è andata con alti e bassi, con più violenza in certi momenti, con il governo militare, o adesso con il governo di Bolsonaro, con meno violenza in altri momenti, eccetera, però è sempre rimasta questa idea. Ecco, l'Amazzonia con tutte le sue vicende è proprio un esempio di come l'assalto alle risorse sia un problema allo stesso tempo ambientale, ecologico, evidentemente, di gestione del nostro rapporto, l'ecologia, il rapporto tra gli esseri viventi e gli ecosistemi in cui vivono, ma anche un gigantesco problema di ingiustizia e di violenza. È bello perché siamo con Marina, abbiamo storie diverse, ma il viaggio e le storie, raccontare storie ci uniscono in tante maniere. Per cui adesso lei, Marina, ha scritto questo libro, La signora di Narmada. Narmada è stata una battaglia contro il modello della grande diga, violentissimo, e ha avuto tante storie, tante sconfitte anche, devo dire. Però tante lezioni questa storia delle dighe. Io sono stato sulla Narmada ormai dopo, ma ho avuto la fortuna, il regalo, facendo uno dei miei viaggi verso le sorgenti del Gange, di arrivare in un luogo dove ci sarebbe stata una grande diga. Non è la diga della Narmada, ma la diga di Teri. Siamo a nord di Teri, e proprio allo sbocco della valle del Gange, di quello che poi più a valle si chiamerà Gange. Un'intera valle che stava per essere sommersa. Noi siamo arrivati, c'era questa valle, c'erano i villaggi. Io sapevo che c'era una battaglia, e un amico indiano mi ha detto: vai a parlare con colui che da anni sta battendosi, lui e sua moglie, questo un personaggio, un grande cercatore, un lottatore gambiano, ormai aveva quasi 80 anni, Sunderlal Bhagun, un vecchio, uno di questi vecchi che legge solo sui libri, che ho avuto la fortuna. Nel primo viaggio non l'ho incontrato, non c'era, era fuori, ma viveva nel posto più terribile, più povero del pianeta, proprio viveva in una specie di container all'imbocco dell'ingresso dei camion che costruivano questo enorme mostro diga, cioè questa specie di uomo, di combattente, viveva, io non potevo crederci, pensavo che vivesse nel cottage da cui faceva le sue battaglie. E ho conosciuto sua moglie, una donna anziana anche lei, ma fatta di ferro e di giustizia e della sua lotta, insomma. E mi ha detto: no, mio marito non c'è, ma ti porteranno a vedere quali sono i villaggi, delle decine, centinaia di villaggi che scompariranno, così capisci cosa vuol dire. Quando tornerai, perché tu tornerai, io sì, tornerò, capirai che cos'è. E quando sono tornato, e poi ho incontrato Sunderlal Bhagun, la valle era a metà sommersa, ancora no. E lui la camminava, lui mi ha portato all'alba a camminarla, perché camminare, fare un pellegrinaggio a piedi era ancora segnare il confine della terra, in qualche modo benedirla, renderla sacra camminando con i piedi, ma sapeva che la battaglia era persa.
E poi sono tornato altre volte, invece c'era questo bel lago, che a noi ci sembra un bel lago, ma io sapevo che sotto questo lago c'era una vita di centinaia di migliaia di persone che avevano perso tutto, i ricordi, l'infanzia, i templi, tutto avevano perso ed erano stati trasportati dall'altra parte. Questo per dire che sono delle storie che si intrecciano tra noi, così come si intreccia la nostra diversa frequentazione. Io perché sono qui? Non sono un ecologo, non sono un ambientalista. Avrei dovuto fare il biologo, ma mi sentivo un grande sfigato facendo biologia. Ero un ragazzo invisibile. E poi scoprì il corpo, il raccontare storie con il corpo, il clown, l'improvvisazione, la maschera, la colbazia. E quindi immaginate cosa poter essere stato per una famiglia di intellettuali, famiglia Cederna, Corrado Stagliano e Antonio Cederna, vedere il primogenito maschio di Cederna con gli orecchini, il cappello da un cilindro e una valigia di cartone, girava l'Italia, girava gli italiani l'Europa facendo esibendosi nelle piazze, perché questo facevo. Il mio primo debutto è stato a Piazza Navona, poco lontano da questa fondazione Basso. E come ha reagito una famiglia di questo tipo, che un padre che si occupa di ambiente anche, ma insomma del diritto alla città, di urbanistica, che quindi diciamo ha un padre che ha conosciuto i padri, e in quegli anni, siamo negli anni 60-70, c'era Barry Commoner, che era il padre dell'ecologia politica anche americana. C'era Enzo Chiezzi, che era un amico di famiglia, un grande professore di chimica fisica, insomma era anche un grande, di cui dopo io leggerò un pezzettino di tempi storici e tempi biologici, siamo nell'84 e parla proprio delle cose di cui ha parlato Marina. Quindi io ho cresciuto con questi nomi, Giorgio Nebbia e tantissimi altri, Prateri, insomma con nomi di ambientalisti, naturalisti, poi io ho dirazzato facendo il clown. Quindi io mi vorrei raccontare come reagisce ecologicamente un padre. Un padre reagisce con stupore, meraviglia, una certa distanza, perché mio padre l'ha piegato sui suoi articoli per salvare il patrimonio artistico e culturale dell'Italia. Aveva paura di questo figlio che andava in strada e faceva degli spettacoli, che forse anche il coraggio e il rischio di questa vita nuova, di questo suo figlio, lo portasse fuori e lo squilibrasse troppo. Ma reagisce mio padre come? Scrivendo e raccontando, che lui non esprimeva i sentimenti, reagisce con un bellissimo articolo del 1983 sulla Domenica del Corriere, in cui io capisco che cosa pensa mio padre leggendo un articolo di mio padre che scrive un articolo che si intitola Mio figlio Clown. Gli avevano chiesto, senti, c'è una racconta. C'è un figlio che adesso comincia a fare spettacolo, si vede nei teatrini, nei teatri italiani, qualche primo film usciva, racconta che cos'è, per uno scrive tutto il giorno di cose serie, di cose drammatiche, com'è la speculazione edilizia in Italia, che cos'è un figlio clown, e lui scrisse Mio figlio clown, e io capii che cosa pensava mio padre, anche delle cose molto commoventi, toccanti, che c'era un rispetto, che c'era un rispetto e una stima di questo coraggio che questi ragazzi giovani, che non capiva bene, ma che avevano, e anche una certa invidia nel vedere qualcuno che prendeva la forza di intraprendere. Ma questa è un'altra storia, come diciamo. Parliamo di mio padre, perché dopo, facendo il raccontatore di storie e il lettore, e quindi in qualche modo quando uno deve leggere in pubblico o anche leggere per raccontare deve capire meglio, quello che come figlio capivo poco perché c'era troppa vicinanza, prendiamo il primo articolo di mio padre. Mio padre era un archeologo, era una promessa dell'archeologia. A un certo punto arriva a Roma nel fine degli anni 40 per una specializzazione in statuaria romana. È una promessa dell'archeologia, vuol dire che è molto preparato, molto sveglio, scrive articoli di storia dell'arte, critica d'arte, e va, come tutti i grandi viaggiatori, a vedere l'Appia antica, per esempio. Un amico gli dice, guarda Cederna, che stanno costruendo, ci sono molti cantieri sull'Appia antica, continuano a costruire. Come costruiscono sull'Appia antica? L'Appia antica non ha un momento. Sì, ma vai a vedere, prende l'autobus, arriva a Cecilia Metella, comincia ad andare a piedi e scopre che dietro dei sipari
di vegetazione nascosti con queste tegole anticate, insomma, attori, prelati, produttori, diplomati, ci stanno comprando monumenti, ci stanno comprando pezzi di terra storica, e le colonne, i capitelli, i pezzi di lapidi romane che trovano, li incastrano nei loro muri, perché così fa molto chic, una specie di architettura. Insomma, scrive questo articolo che si chiama I Gangster dell'Arte 1953. È un articolo sul mondo, che comincia a scrivere sul mondo di Mario Pannunzio, su cui scriveranno gli intellettuali e scrittori tra i più importanti dell'epoca. E all'epoca un articolo documentato, scritto bene, furioso come questo, era un sasso nell'acqua, non come adesso, che magari scrive un articolo e nessuno lo legge perché i fatti non hanno importanza. Incomincia una campagna di stampa, di cui mio padre è uno un capofila, ma ce ne sono tantissimi altri, e quindi questo è un segnale che in quel tempo essere giornalista aveva aveva un seguito, poteva avere degli effetti. Ma quello che volevo raccontarvi di questa storia è questo, che da figlio e da lettore, narratore, attore, mi è sembrato di vedere a metà di questo articolo, e ne leggo solo due righe, quando Antonio Cederna, da archeologo, divenne Antonio Cederna, combattente per il bel paese, per la salvezza del bel paese, per il patrimonio artistico. Cioè quello che noi speriamo di vedere nei nostri figli, nei nostri nipoti, cioè quella scintilla che ti fa capire che tu devi fare quello nella vita, e quello farai, non sentirai la fatica del tuo lavoro, perché la passione è maggiore della fatica. Vi leggo solo questa. Mi è sembrato di capire, poi magari non è questo, ma io parlo con mio padre ormai da anni, dico, secondo me tu qui hai capito. E lui dice, comincia il tratto più splendido e più famoso della Via Appia, al quarto chilometro entriamo nei campi della nostra sinistra, ecco, ad un centinaio di metri un altro gruppo di ville, tutto il vasto terreno è già lottizzato tra la Via Appia e via dell'Acqua Santa, ma andiamo avanti, giallogne, le tetti spioventi, queste ville hanno qualcosa di vecchio, di cui non sappiamo però renderci ragione. Ci inoltriamo nella campagna finché arriviamo sul ciglio di una vecchia cava di sedice, per poco non vi percepiamo dalla meraviglia. Cioè, mio padre sta quasi cascando in un buco, perché una decina di metri sotto i nostri piedi ci appare una vasta macchia di un azzurro accecante, una grande piscina privata, con fondo in mosaico di vetro, eccetera, eccetera. L'inciampo di mio padre, escursionista per andare a vedere cosa sta succedendo sulla più antica, sul bordo di una piscina in costruzione, forse la piscina della Manga, non so, è bello raccontarcelo, magari non era, era di una meno famosa. Ecco, a volte la vita in un inciampo fisico ci fa capire qualcosa di molto importante, il futuro ci si presenta. Ma andiamo avanti, volevo citare Tempi storici e tempi veloci di Enzo Tiezzi, che io ho frequentato da piccolo, ed Enzo Tiezzi scrive in questo libro, che è il suo libro, forse uno dei libri importanti di quegli anni, dice, la mia convinzione che prima è che questo libro nasce dalla ferma convinzione che è necessario invertire il prima possibile la rotta e confrontarci con una nuova cultura dello sviluppo. Questa cultura ha un estremo bisogno di biologia e di termodinamica. Questa convenzione è sostanzialmente basata su tre considerazioni. Senti Marina, l'equilibrio della natura è un equilibrio delicato estremamente che l'uomo facilmente modifica in maniera irreversibile. Non è un serbatoio limitato. B. 2. La distruzione e lo spreco delle risorse naturali dell'ambiente non riparano mai la collettività nei tempi lunghi, né in termini ecologici né sociali. E poi il fittizio benessere della società consumista è basato sullo sfruttamento reale di tre classi di persone: le nuove generazioni, quello che dicevi tu, due, i gruppi più deboli e emarginati, che subiscono salute e inquinamenti senza fruire dei vantaggi economici, e tre, il terzo mondo, che paga con monoculture, proprio ambiente distrutto, eccetera, eccetera. Questo per dire che c'è un ambiente comune che ci unisce. E per dare la parola di nuovo a Marina e concludere il mio primo raccontino, visto che io penso che nella mia ecologia personale di questi anni, per continuare a mio modo questa pratica di vivere con la natura, nella natura, con un certo rispetto, andando a camminare, ma anche facendo il mio lavoro, cioè leggendo e raccontando quello che scrittori e poeti
mentre gli industriali o i politici spesso invece concorrono con le loro scelte a distruggere la natura, l'uomo per fortuna fa anche qualcos'altro, la canta. E cantandola ce la fa sentire più vicina e quindi ce la fa amare e forse cambierà anche il nostro comportamento. Sentite questa piccola poesia, manifesto di Giorgio Caproni, che dice così: non uccidete il mare, la libellula, il vento, non soffocate il lamento, il canto dell'amantino, il galagone, il pino, anche di questo è fatto l'uomo. E chi per profitto vile fulmina un pesce o un fiume, non fa il cavaliere del lavoro. L'amore finisce dove finisce l'erba e l'acqua muore. Dove sparendo la foresta e l'aria verde, chi resta sospira nel sempre più vasto paese guasto. Come potrebbe tornare a essere bella, scomparso l'uomo, la terra. Eccoci qua. Un po' di ironia non guasta mai. Grazie, molto bello. Molto bello. Tu hai citato giustamente tuo padre, Antonio Cedena. Mi permetterei, posso citarlo anch'io? Lo cito anch'io perché hai citato prima questo mio libro, Malaterra. Ecco, mi sono imbattuta anch'io, diciamo, quasi inevitabile, guardando a l'eredità di tanto inquinamento nel nostro paese, è quasi inevitabile imbattersi anche in Antonio Cederna, e mi ci sono imbattuta in particolare mentre così parlando delle acciaierie di Taranto. Ilva, ma prima era Italsider, quando è nata era Italsider, era impresa di Stato. E nel 72, tra il 70 e il 71, viene deciso il raddoppio dello stabilimento. Lo stabilimento era stato inaugurato nel 1965, accompagnato da tutti i discorsi sullo sviluppo del sud, dell'industrializzazione nel sud, eccetera. Era un grande stabilimento, una acciaieria molto importante. Nel 70 e 71 viene deciso il raddoppio. Il raddoppio proprio anche in termini di territorio. Di fatto quello stabilimento è grande della città, quasi più della città stessa, che gli sta accanto, ma proprio letteralmente accanto. Insomma, quando viene deciso questo raddoppio, ci sono tanti discorsi su la fabbrica si ingrandisce, più lavoro, più ricchezza, più benessere, eccetera, e sono molto poche le voci critiche, e una è stata proprio quella di Antonio Cederna, che nel 72 pubblica un reportage sul Corriere della Sera, in cui parla di un processo barbarico di industrializzazione, e scriveva: com'è possibile che un'impresa statale, qual era l'Italsider, con un investimento di quasi 2.000 miliardi di lire, ovviamente, di allora, non ha ancora pensato alle elementari opere di difesa contro l'inquinamento, non ha nemmeno piantato un albero a difesa dei poveri abitanti del quartiere Sottovento, del quartiere Tamburi, di cui avrete anche sentito parlare. Ora, riparto da questo, riparto da quello che dicevi, perché questo è un caso, ovviamente, quello dell'Ilva di Taranto, insomma delle acciaierie, adesso acciaierie per l'Italia, dell'Italia. Di Taranto è un caso di cui molto si parla perché è una questione aperta, ma l'Italia è disseminata di siti industriali, alcuni ancora attivi, molti, forse la gran parte in realtà dismessi o attivi solo in piccolissima parte, e che sono in attesa di bonifica, che sono, io li chiamerei dei monumenti alla deindustrializzazione e all'inquinamento insieme. E oggi quasi non ce ne rendiamo più conto, appunto, salvo casi clamorosi come quello di Taranto, decine di anni, cioè i reflui di decenni di attività industriale sono finiti nei terreni, nei fiumi, nei corsi d'acqua, nelle falde idriche. Quando una fabbrica chiude, magari viene meno la parte più visibile dell'inquinamento, no? Lo smog, il fumo dalle ciminiere, eccetera. Quindi l'aria è più pulita, per fortuna, ma c'è tutto quello che non si vede e che invece però continuiamo a
con cui continuiamo a convivere, con la diossina, il piombo, il PCB, gli idrocarburi nelle falde idriche come si trovano a Augusta Priolo in Sicilia, eccetera. Cioè facciamo i conti oggi con una pluridecennale contaminazione industriale, però bisogna, diciamo, quello che ho sempre cercato di fare, sempre appunto da giornalista, è quello di allargare un attimo lo sguardo, perché intanto perché quei siti, diciamo anche un po' uno sguardo storico, perché quei siti industriali sono quelli che hanno fatto il benessere italiano, hanno trasformato l'Italia da paese agricolo a paese industrializzato nell'arco del Novecento, in particolare poi dal secondo dopoguerra, il grande impulso all'industrializzazione, hanno creato lavoro, inutile evitarlo, cioè è inevitabile riconoscerlo, hanno dato benessere, hanno fatto uscire dalla povertà zone, appunto là in Sicilia, come dicevano, qui prima del petrolchimico, la gente faceva fatica a mettere insieme il pranzo e la cena e emigrava, invece poi c'era lavoro qui. Quindi c'è stato tutto questo, c'è stato un grande salto alla fine anche culturale, la scolarizzazione, i figli laureati, tutto questo si è costruito sulle fabbriche. E però ovviamente sappiamo che poi c'è stato questo inquinamento. Quello che è successo è che in quei decenni lì, nei decenni del passaggio al benessere, l'inquinamento non è che non si vedesse, in realtà si vedeva, magari non se ne conoscevano tutte le conseguenze, però si vedeva, e però veniva considerato un po' come un male inevitabile, un prezzo da pagare allo sviluppo, al benessere, all'uscita dalla povertà, eccetera, da parte dei dirigenti italiani, intendo sia il governo sia l'industria, un po'. C'è stato una sorta di patto non detto, per cui terra, acqua, aria, in realtà anche la salute delle persone, sono stati considerati dei beni, oggi diremmo i beni comuni, sono stati considerati dei beni a disposizione dello sviluppo industriale, a disposizione gratuita e senza vincoli. Quasi come qualcosa anche da sacrificare, però, ecco, da parte, no? Ecco, è molto interessante che negli Stati Uniti è stato coniato il termine zone di sacrificio, come dire che alcune industrie sono talmente intrinsecamente sporche, rischiose, inquinanti, eccetera, che le si mette da qualche parte, si sacrifica un pezzo di territorio e in realtà poi anche la salute delle persone che ci abitano, ci lavorano, eccetera, e quelle sono le terre di sacrificio. Terre di sacrificio sono, non so, le miniere di carbone e le centrali a carbone che ho visto in Cile, ad esempio, con delle situazioni infernali, oppure in Bosnia, in realtà molto vicino a noi, dove ci sono dei quartieri sotto vento, ma proprio quella scuola elementare a 150 metri dalle ciminiere della centrale a carbone. Ma gli esempi credo sarebbero infiniti in tutto il mondo. Ecco, sì, c'è stato questa sorta di patto originario della civiltà industriale, per cui l'inquinamento è un prezzo da pagare, ma naturalmente non lo pagano tutti questo prezzo. Qualcuno lo paga, in realtà poi lo paghiamo tutti, però qualcuno lo paga di più. E il patto originario non detto, ovviamente, è stato quello che le cose più sporche si potrebbe investire per renderle meno sporche, però costa meno, e per spostarle altrove sia all'interno di una nazione. Negli Stati Uniti, ad esempio, parlano molto di razzismo ambientale, perché guarda caso le zone più inquinate sono anche quelle dove è sovrarappresentata la popolazione nera e ispanica. Certo. Guarda che caso. Oppure anche da una nazione all'altra. Ricorderete Bhopal è una città in India, ma ora diciamo il nome che evoca uno dei più grandi incidenti dell'industria chimica civile, una fabbrica della Union Carbide che esplode in una notte, in poche ore fa 6.000 morti e poi molti altri morti nelle ore, nelle settimane a seguire. Vabbè, una tragedia, non subirà certo l'industria
le regolamentazioni erano più larghe, le cose di emergenza, di sicurezza erano meno stringenti, va bene, ma quella era una fabbrica che era stata esportata lì proprio perché era stata dismessa negli Stati Uniti, non era più a norma, e quindi che cosa si fa invece di distruggerla o mettere a norma o di farla? La si esporta in un paese dove le regolamentazioni magari sono meno stringenti o meno controllate, e lì poi alla fine c'è anche la tragedia. Questo è naturalmente, quello di Bhopal è un caso clamoroso, ma l'esportazione di industrie sporche, un'esportazione di rifiuti elettronici da smantellare, disfare magari a mani nude in qualche officina in Africa o in India, eccetera. Ecco, questa è una cosa che naturalmente contro le regole, per carità, e perfino contro i trattati internazionali, 30 anni fa no, ma adesso sì, eppure avviene lo stesso. Quindi questa specie di patto non detto, patto originario della civiltà industriale, per cui si esporta lo sporco, lo si mette in, appunto, gli americani dicono zone di sacrificio, ma insomma rende bene l'idea questa espressione. È una delle cose, ma qui siamo sempre dentro il discorso della fondamentale ingiustizia ambientale, anche se poi alcuni prezzi, alcuni costi ne parleremo tutti, ma adesso non voglio. Io, se vuoi, ti posso dedicarci una poesia di una grande poetessa polacca che parla un po' anche di questo, indirettamente, o comunque perché quello di cui tu hai parlato è sempre frutto di scelte politiche molto precise, no? Sono comunque magari contrabbandate e dimenticate, ma sono scelte di un certo tipo di sviluppo, di delocalizzare lo sporco e il pericolo. E questa, a volte anche la poesia parla di politica. Sapete quelli che dicono, no, questo è politico, non facciamo politica. Questa è una cosa che per fortuna mio padre mi ha sempre messo in guardia, da questa stupidaggine politica, ovviamente, che fa parte di non parlare di politica, che tutto è politica. E ce lo ricorda una poetessa, vedete, anche con un che era di Shuava Cimbosca, che scrive, che dice così: figli dell'epoca, questa è una delle mie poesie preferite, anche se fa male, ma ascoltiamola. Siamo figli, anzi secondo me fa bene, figli dell'epoca. Siamo figli dell'epoca, l'epoca è politica. Tutte le tue, nostre, vostre faccende diurne e notturne sono faccende politiche. Che ti piaccia o no, i tuoi geni hanno un passato politico, la tua pelle una sfumatura politica, i tuoi occhi un aspetto politico. Ciò di cui parli ha una risonanza, ciò di cui taci ha una valenza, in un modo o nell'altro, politica. Perfino per campi, per boschi, fai passi politici su uno sfondo politico. Anche le persone apolitiche sono politiche. In alto brilla la luna, cosa non più lunare. Essere o non essere, questo è il problema. Quale problema? Rispondi sul tema. Problema politico. Non devi neppure essere una creatura umana per acquistare un significato politico. Basta che tu sia petrolio, mangime arricchito o materiale riciclabile. O anche il tavolo delle trattative sulla cui forma si è disputato per mesi. Se negoziare sulla vita e la morte intorno ad un rotondo o quadrato. Intanto la gente moriva. Gli animali crepavano, le case bruciavano e i campi inselvatichivano come in epoche remote e meno politiche. Visual Gimbosca. Ma che dire, ragazzi, la poesia, però, come dicevo, la poesia però anche ci fa stare bene. Adesso, questa è una poesia dura che ci fa vedere cosa c'è dietro la facciata, la pulita della sporca della vita. Ma quello che vorrei raccontarvi e leggervi è come invece sia ecologico fare cose che ci fanno stare bene. E in questo caso la poesia e la letteratura possono essere dei gesti personalmente molto ecologici, cioè che si occupano di questo ambiente che è il nostro stato d'animo, il nostro umore e il nostro comportamento con gli altri. Il nostro comportamento con noi stessi e con gli altri in qualche modo ci permette di vivere in maniera un po' più civile. E allora io vi leggerei un'altra poesia che ci fa stare bene e che ci aiuta.
questo poi non voglio parlare in linea, ma per dire una delle cose che, una, che la vicinanza con mio padre, l'eredità con mio padre e con i suoi compagni di lotta dagli anni 60 fino a quando è morto, fino al 96 e poi oltre, insomma, occuparsi dell'ambiente è una cosa che non ci si smette mai. Quello che mi ha insegnato è insomma che non bisogna mai perdere la speranza, bisogna sempre combattere, anche se si fa un passo avanti e due indietro, come dice Bruce Springsteen, ma bisogna andare avanti, bisogna credere che anche un piccolo risultato valga la pena delle nostre battaglie di una vita. E anzi, questo me l'ha insegnato proprio quel signore indiano di cui ho parlato prima, Sundar Lal Bhaguna, che tu puoi perdere una battaglia, anche forse la battaglia di una vita, e non essere uno sconfitto. Per noi perdere è una cosa ignominiosa, se hai perso qualcosa, se hai perso. Per loro invece, se tu ti batti per una cosa giusta, puoi anche perdere e non sentirti minore di prima, anzi. E allora una delle cose che a me fa più piacere, oltre al mio lavoro di attore, insomma di fare film o cose così, è portare me stesso prima di tutto a camminare in montagna, in mare, in pianura, ma anche nelle città, insomma nei giardini e città, e leggere con il pubblico delle poesie e raccontare naturalmente come sono arrivato a quelle poesie che parlano di alberi, di natura, di lentezza, e scoprire che la frequentazione di un certo tipo di parole precise e importanti abbiano un effetto profondo, ecologico, proprio di su di noi, ci permettono poi di comportarci in modo diverso. E ne leggo una per tutte, con questo io concludo, perché più bella di questa non credo che ci sia. A volte ci dicono i maestri, ci dicono i maestri di vita, che la cosa importante è il nostro sguardo sulla vita, sulle cose, anche sulle cose piccole che abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni. E allora c'è un maestro di scuola che ha scritto per i suoi figli, e quindi per tutti noi anche, una bellissima poesia che si intitola Riempite gli occhi, sulla importanza di guardare e guardare tutto il mondo come se fosse bello, importante, che ci... Riempite gli occhi, ripeto spesso ai miei figli, riempite gli occhi quando passate accanto a un torrente che dona l'oro e l'argento del cielo. Riempite gli occhi se trascorrete sotto un albero spoglio d'inverno o quando si adatta in primavera al suo spazio. Riempiteli quando vi avvicinate all'azzurro delle montagne, rivolgete il volto alle stelle, ai campi di Gran Turco, alle sere di maggio, alle nuvole, quando sono draghi, balene, cuscini, sereni, tormenti, quando incrociate lo sguardo di una lucertola. Se una foglia vi cade accanto, riempiteli allo scarto di un'ala, la polvere che sollevate sui sentieri di campagna. Riempiteli i vostri occhi e conservate gli umori dell'imbrunire, i giorni in cui avete visto il sole e la luna dello stesso colore dei vostri vestiti. Accumulate, conservate la luce che filtra dalle imposte, riempiteli, confondeteli, portateli ai muri delle case, abituatevi all'ombra delle stalle, al candore dell'alba, ai silenzi dei luoghi, di ogni luogo, così che quando giunge l'ora sapranno cosa dare al sonno, alla morte. Vedete come una poesia può parlare di bellezza, di tutto quello che ci passa sotto, c'è tutto, c'è la vita, c'è la morte, c'è la crescita, ci sono le voci nelle scale di questi vecchi palazzi romani, come stiamo raccontando le nostre storie, ma tutto questo fa parte del nostro viaggio di oggi. Si parla di ecologia, ma si può parlare di tutto parlando di ecologia e di ambiente, anche di parole, l'importanza di parlare bene, no? È bellissima, è difficile prendere la parola dopo questa poesia, perché effettivamente c'è tutto, ma in fondo però una cosa devo aggiungere, perché è difficile parlare, diciamo, sarebbe una mancanza parlare di ecologia, di ambiente, del nostro rapporto con l'ecosistema in cui viviamo, senza nominare la madre di tutte le crisi ecologiche, che è quella del clima.
e quindi intorno a questo. Certo. Perché, dico, la madre di tutte le crisi, nel senso che è la crisi probabilmente più grande, e poi perché davvero in qualche modo le riassume tutte, le aggrava tutte. Se pensate, la perdita di biodiversità, una serie di disastri naturali, ecologici, il degrado delle terre coltivabili, la siccità, la perdita di acqua, tutte le crisi, naturalmente l'inquinamento è l'inquinamento industriale di cui parlavamo prima, è questione a sé, ma poi in realtà è parte di questo, perché l'inquinamento industriale vuol dire l'industria dei combustibili fossili, cioè diciamo è il modello di sviluppo che ha prodotto anche la crisi del clima. Quindi la crisi del clima ha un po' in questo senso, tipo, è un po' la madre di tutte le crisi ecologiche. Ora, la crisi del clima, diciamo il cambiamento climatico, il riscaldamento del pianeta, è un'emergenza presente, non è futura. La prima volta che sono andata a una conferenza delle Nazioni Unite sul clima era il 1990, e gli scienziati, climatologi, dicevano pericolo è un rischio, è un pericolo molto forte, è un pericolo imminente, era un pericolo imminente, poi qualcuno diceva ma no, comunque si parlava di un rischio imminente ma ancora lì, oggi è qui. Sì. È sicuramente qui, è un rischio, è un'emergenza presente, lo vediamo tra l'altro ormai tutti i giorni, è talmente presente che anche i governi ora dicono che dobbiamo fare la transizione ecologica. Poi Greta Thunberg dice che è tutto un bla 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 e ha molto ragione, ma insomma, comunque diciamo è entrato anche nel discorso politico che c'è un problema, abbiamo la crisi del clima, dobbiamo correre i ripari, dobbiamo mitigarla, dobbiamo rallentarla, dobbiamo non superare quella soglia di riscaldamento medio dell'atmosfera terrestre, della superficie terrestre, che ci porterebbe a un punto di non ritorno. E quindi diciamo sappiamo che colpirà tutti, è una minaccia all'esistenza dell'umanità intera, non delle altre specie probabilmente, ma dell'umanità senz'altro sì. E però anche qui, scusate se torno sempre a questo, qualcuno la paga prima di altri, se non altro, più di altri, nel senso che le regioni tropicali, quelle sul livello del mare, eccetera, sono le più vulnerabili, per esempio all'innalzamento dei mari, per esempio a una serie di disastri meteorologici, non so, le alluvioni nel Golfo del Bengala, le grandi inondazioni, eccetera. In realtà abbiamo visto negli ultimi anni che in realtà non ci sono terre sicure, non c'è un posto del pianeta dove si salvi. Pensate alle inondazioni dell'estate scorsa in Germania o ai 50 gradi in alcune zone della Sicilia quest'estate, i cicloni, gli uragani tropicali nel Golfo del Messico e poi anche in Louisiana, l'alluvione a New Orleans. Insomma, sappiamo che non ci sono posti sicuri, è vero, però continua a essere vero, però che nell'immediato qualcuno paga un prezzo maggiore o comunque lo paga prima di altri. L'insieme di disastri climatici, scarsità di risorse, conflitto per risorse, disastri meteorologici, eccetera, eccetera, spinge sempre di più masse di persone a spostarsi per cercare sopravvivenza altrove. Alcune, non poche di queste persone, in realtà poche si vede sul totale, arriverà anche qui, magari cercherà di attraversare il Mediterraneo su una barca che affonda. Quindi diciamo, ognuna delle crisi che abbiamo nominato, la perdita di biodiversità, la siccità, gli ecosistemi che cambiano, che sono più ostili agli umani, più ingrati agli umani, che non ci danno più abbastanza da vivere, oppure i villaggi che vengono sommersi nella valle del Teri. E tutto questo produce persone che sono costrette a spostarsi, magari lì vicino, magari poco lontano, magari più lontano ancora, magari attraverso il Mediterraneo, oppure attraverso il Messico cercando di andare negli Stati Uniti, magari poi a morire nella traversata del deserto, eccetera.
E quindi, insomma, non la faccio lunga, è evidente che c'è un nesso poi anche con tutta una serie di altri fenomeni, di altri, no, di questa umanità in movimento per cercare sopravvivenza. Oggi se ne parla molto, tutti sono pronti a rendere omaggio a Greta Thunberg, c'erano alcuni ragazzi del movimento Fridays for Future, il movimento appunto, no, ispirato da questa giovane svedese Greta Thunberg, che diceva a un certo punto: non ne possiamo più, ogni volta ci sono tutti i dirigenti politici, dall'assessore comunale al sindaco, vengono e vogliono farsi un selfie con noi, e vogliono essere fotografati mentre vengono a salutarci, poi magari finanziano, che ne so, le borracce per le scuole, che bello, questa è la transizione ecologica, però poi invece quando c'è da decidere sulle cose serie, ovviamente non prestano alcuna attenzione a quello che diciamo. E invece è una cosa terribilmente seria quella di cui stiamo parlando. Vorrei citare su questo Amitav Ghosh, che è un romanziere, un grande scrittore, ma è anche un grande saggista, e questo saggio, La grande cecità, è probabilmente, diciamo, per me è stato sicuramente tra i più importanti su questo tema, perché tra le altre cose, oltre a essere documentatissimo, come sempre lui, che è un antropologo di formazione, diciamo, un approccio in questo senso molto scientifico, molto documentale, ma oltre a essere molto documentato, ha un grande merito, che è quello di spostare il punto di vista. Noi siamo qui in Italia, in Europa, e ragioniamo dal nostro punto di vista. Proviamo a spostare il punto di vista. Ad esempio, fa notare una cosa che a pensarci doveva essere ovvia. Quando è che la crisi del clima dà, come dicevo prima, no, rischio imminente, ma comunque ancora spostato in là, è diventato invece presente qui oggi? Quando a un certo punto grandi nazioni come la Cina, e poi soprattutto, nel senso che la Cina era già in fase di sviluppo più avanzato, poi l'India, l'Indonesia, hanno cominciato a consumare energia, non tanto quanto le consumiamo noi, perché pro capite il loro consumo di energia è ancora molto, ma molto, molto meno, però certo, in assoluto, visto che si parla di 1,3 miliardi di persone, comincia a essere importante. Ecco, nel momento in cui loro si avvicinano nella rincorsa al modello di sviluppo industriale, quindi di consumo di energia, eccetera, che è proprio dei paesi, a quel punto l'ecosistema mondiale non regge più. A quel punto la crisi da imminente diventa attuale, presente. Ecco, questo spostamento del punto di vista è molto interessante, ma io volevo citare Amitav Ghosh perché lui dice a un certo punto: l'inazione globale sul clima non è dovuta a negazionismo o a confusione, no, cioè è una cosa deliberata e cosciente. Il progetto è esattamente preservare lo status quo, cioè preservare un sistema in cui i privilegiati si accaparrano con le armi, se necessario, le risorse disponibili e difendono il proprio stile di vita, Western way of life, tenendo fuori gli altri, i troppi altri, soprattutto se poveri, su una barchetta in mezzo al Mediterraneo, eccetera. Lui la chiama la politica della scialuppa armata: se sei sulla scialuppa di salvataggio, chi prendi a bordo e chi la lasci fuori. Quindi no, i ricchi alzeranno le difese per tenere fuori la massa di profughi climatici, prossima avventura. È un'idea un po', un'immagine forse un po' apocalittica, avrei preferito finire sulla poesia che tu leggevi, però forse è meglio averla presente questa immagine, perché non è un futuro inevitabile, però certo dipenderà da quello che vorremmo fare per evitare questo futuro. Quindi concentriamoci, la grande cecità, Amitav sempre. Bene. Ringrazio per questo dialogo. Spero che il pubblico presente, poi quello che ci vedrà su YouTube, rifletta su alcuni concetti che avete nominato. Quello di rivoluzione industriale, ad esempio, mi viene da chiedere, ma ce ne sono state tante, e adesso siamo in un'altra rivoluzione, che è quella informatica, che c'è da molto, e
ha i suoi pregi e i suoi difetti, sul concetto di sviluppo e di benessere, su quello di crisi, che non è, se noi andiamo a vedere poi l'etimologia, solo un concetto negativo, sul movimento anche, che può essere negativo, ma positivo. Su quella sì della giustizia tra generazioni, ma anche, come poi in qualche modo avete sottolineato, tra un essere umano con un altro essere umano, e noi rispetto poi al mondo animale e non umano. Spetto una parola a favore della scienza, perché io ritengo che la conoscenza, cioè la scienza ci dia una conoscenza, e poi dipende da noi cosa fare di questa conoscenza. Cioè, possiamo usare l'energia nucleare per curare tumori, ad esempio, oppure la possiamo utilizzare per uccidere altre persone in vari modi. E poi mi sembra che Giuseppe ha detto i fatti non hanno importanza, ma i fatti sono quello che dovrebbero avere oggi importanza, che stiamo sottovalutando filosoficamente. Sono, i fatti sono proposizioni vere, forse è quello su cui dovremmo riflettere, che cos'è la verità. E il patrimonio, ecco, secondo me quello che è uscito oggi è soprattutto che il patrimonio in termini di denaro è a privilegio di pochi e crea danni a molti. Poi c'è tutto un altro patrimonio, che è quello artistico, ambientale, culturale, archeologico, quello poetico, letterario, quello che poi è conoscitivo. È la conoscenza di Aristotele, diceva che noi esseri umani non saremmo tali se non aspirassimo a conoscenza. E questo che fosse... Infatti non è uscito. Bene. Grazie, spero che... Grazie. Io sono molto felice di questi dialoghi. Ci rivediamo qua martedì, il terzo appuntamento, 15 febbraio, in cui si parlerà di scuola. Certo. Con a proposito di sapere, di generazioni, con Chiara Saraceno, un dialogo con Andrea Mornioli, e a coordinare sarà Giacomo Ramà. Grazie, buonasera. Grazie ciao. Marina, grazie a te. Grazie. Ciao, ciao. Ciao. Non hai parlato del mio? Sì, infatti.